Vieni, vieni Beppe, vieni! Vieni Beppe! Guarda! Guarda cosa stiamo facendo in questa città, guarda cosa stiamo facendo! Guarda cosa stiamo facendo, grazie! Non è uno scampo, non è uno scampo! Sono lì e si vedono le persone chiuse! Io so che sentite, non volete vedere, ma almeno sentite e sarete obbligati a sentire queste vocine della piazza. È inutile, è inutile. Ah, e vi dico questa che è straordinaria. Adesso, il PDL dopo il comizio del Nano a Brescia, stanno facendo un progetto di legge per, senti, arrestare chi rompe i coglioni ai comizi, quelli che contestano i comizi, vengono arrestati. È magnifico! È magnifico! Si arresteranno da soli perché rimarranno da soli! Ho visto! Allora non c'è nessuno che va in piazza, chi vuoi arrestare? Nessuno! Ma questo è un paese straordinario! È un paese incredibile, è un paese che va avanti, abbiamo un governo che parla di emergenza e di priorità, emergenza e di priorità. L'emergenza sono i giovani, lo dicono, i giovani senza lavoro. Letta si è accorto adesso che i giovani sono senza lavoro e questa è l'emergenza. Invece le loro priorità quali sono? Dicono l'emergenza e poi fanno le priorità. E le loro priorità è salvare il culo a Berlusconi e salvare il culo al PD per mettere i passi di scienza. Ecco cos'è la loro priorità. È incredibile. È incredibile. E ogni giorno ci buttano addosso cose. E allora i miei bilanci familiari, mia moglie, i miei figli, il mio indirizzo messo online, il mio indirizzo messo nelle trasmissioni televisive, mi ritrovo gente di tutti i tipi che vengono lì, io non so distinguere dal pazzo da quello che è veramente un problema, non lo so, ci sono pieno di biglietti, adesso passando mi hanno messo in tasca dei biglietti e tutta gente disperata, grillo, aiutami, social, grillo, aiutami, aiutami, io non riesco a aiutarmi, io posso solo dire che li mandiamo a casa tutti in breve tempo, abbiamo il 25%. Abbiamo il 25, ci hanno messo di un angolo, ci prendono per il culo, questa manfrina che molti di voi mi dispiace, tirate giù le bandiere, per favore tiratele giù, noi siamo dei cittadini normali, lasciate stare, questo non è neanche più un movimento, questa è una comunità, allora via le bandiere, stiamo a sentire, allora io non so, col 25% noi facciamo leggi, controleggi, non ce ne possiamo votare da soli. Oggi c'è stato stamattina un intervento che abbiamo messo in rete, se non andate in rete io vi prego di essere curiosi, almeno quelli, non hanno mai sentito, in rete oggi c'è un nostro parlamentare che parla del gioco d'azzardo e denuncia 15 parlamentari che hanno preso i soldi, compreso Letta, che prendono i soldi attraverso le fondazioni dei jackpot. Noi facciamo le battaglie per togliere queste cazzo di macchinette dai bar e loro si spartiscono i soldi in Parlamento. Io vi prego di essere curiosi, di andare a vedere. Sono voci che non hanno mai sentito in Parlamento. E poi dovrete aprire quelle finestre, perché se ci entreranno questi ragazzi qua, il Parlamento si spalanca e vedremo i via. Questo è il Comune. Il Comune si spalanca, grazie. Grazie di esserci voi due, ma buttatevi dentro, buttatevi di sotto, dentro, chiudete tutto, vi licenziano se sanno che guardate questo movimento, vi licenziano. E allora, succede questo, noi lo apriremo al Comune, anche se non facciamo il sindaco. Metteremo 4, 5, 6 consiglieri di questi ragazzi qua, faremo i bilanci partecipativi, vedremo dove vanno i soldi, vediamo a chi danno appalti dei familiari, delle mogli, delle amanti, non scapperà niente, ecco perché hanno paura. Hanno una paura fottuta,
e ogni giorno dicono una cosa su di me, ogni giorno su Casaleggio, dei nostri soldi, della gestione dei soldi, della diaria, la famosa diaria che i giornali ne hanno parlato settimane, noi un giorno, noi, dammi un po' l'elenco delle cose, perché vi dico quello che facciamo. In Lombardia abbiamo restituito 2 milioni di euro già con la regione Lombardia, con i consiglieri dentro, 2 milioni, sono pochi, per l'amor di Dio. Dammi, dove sei, Pietro? Dammi qua, Pietro. Allora voglio dirvi noi cosa abbiamo già dato indietro. Ecco, noi siamo questi, di questo hanno paura, di questo hanno una fottuta paura. Il Movimento 5 Stelle rinuncia e ha già rinunciato a 42 milioni di euro di rimborsi elettorali, non li abbiamo presi. E questo li fa impazzire, li fa impazzire. E allora io dovevo sentirmi dire perché non avete fatto l'accordo col PD, con Gargamella che venite lì e l'avete trattato male, mi è dispiaciuto anche a me, ma faceva, si atteggiava, veniva a chiederci facciamo un governo, non ci ha mai chiesto il PD di governare insieme, anche perché non ci hanno mai cagato. I grillini siamo noi, i grillini, siamo quelli dietro i computer, non siamo niente. Loro volevano 12 senatori nostri, volevano i nostri voti per governare con un governo di centro-sinistra senza di noi. Non ci hanno mai chiesto di governare con loro, perché io a Gargamella gli ho detto, puoi governare col movimento, benissimo, comincia a restituire i 48 milioni di euro che hai già preso dalle banche. Noi l'abbiamo già fatto. Niente, vieni con noi. No, ieri! Una notte si sono messi lì in tre e hanno deciso una di fare una cosa che non era mai successa nella storia della Repubblica, raddoppiare il settennato di un Presidente della Repubblica. Non era neanche mai menzionato nella Costituzione, perché nessuno poteva neanche prevederlo, 14 anni a un anziano di 85 con dei poteri incredibili, dove sta in silenzio adesso, sta in silenzio dove fanno delle leggi, guardate che c'è un silenzio che è incredibile, hanno portato in Parlamento al PD una legge per escluderci dalle votazioni, ma è incredibile, perché cosa vogliono fare? La cosa è meravigliosa, o diventiamo un partito con le sedi, il tesoriere, i capibastone regionali, provinciali, o diventiamo così e prendiamo i soldi pubblici. Ci vogliono inserire nel loro sistema, cosa che noi siamo completamente diversi. Questo è un sistema che nasce dal basso, è un movimento, qui non si gestiscono soldi, e questo non gli va giù, che in 3 anni, perché questo gruppo è nato, il movimento, 3 anni e mezzo fa, il 4 di ottobre, il giorno di San Francesco, quindi i primi francescani d'Italia, siamo stati noi, dopo è venuto il Papa, dopo, allora, e non li va giù, che in 3 anni, senza soldi, con 2 euro, 3 euro, 4 euro, porca puttana, abbiamo fatto la campagna nazionale per arrivare al 25%, abbiamo raccolto 750.000 euro, da 2, 50, 30 euro, i vostri soldi, ne abbiamo speso 350 e adesso domani a Mirandola possiamo lì un assegno di 450.000 euro per i terremotati, quello che abbiamo detto, non siamo santi. Non siamo santi, siamo di parola, siamo persone di parola. E loro non li va giù, che un movimento così, di gente così grillini, che in 3 anni e mezzo, senza soldi, con i mezzi di comunicazione contro, con i giornali contro. Io ogni giorno ho un attentato alla mia... Ma è una cosa... O sono di destra, sono nazista, sono populista, sono razzista, antisemita. Hanno scritto che sono anche antisemita. Sono andato dentro un database francese controllato veramente dagli israeliani come fosse un pericolo veramente. Un antisemita. Io! Guardate, mi mettono in condizioni veramente incredibili, pubblicando il mio indirizzo in televisione a Ballarò. Hanno fatto un disastro, perché arrivano tutti lì, carabinieri, uno ha minacciato di suicidarsi, è arrivata la polizia in assetto con i fucili, io l'ho trovato per la strada.
prima che arrivasse la polizia, lui aveva già avvisato, abbiamo parlato un po', mi ha dato il telefono, era un uomo colto, per l'amor di Dio, è un uomo colto, perché fortunatamente parlandoci, gli ho dato il numero, ha chiamato, non so che fine abbia fatto, ma era venuto lì per disperazione, era venuto lì perché non ha visibilità, allora sapendo che c'è la televisione vengono lì per farsi riprendere, per esistere, perché il problema di queste persone qua è che sono invisibili, si incatenano e loro per lo Stato, per loro è sempre un carabiniere, un poliziotto di soccorso, devono parlare con qualcuno. Allora io non posso vivere in un paese, dammi un po', io non posso vivere in un paese quando due giorni fa il Corriere, così come se niente fosse, una dopo l'altra, le notizie, Pietro sei lento, dopo le notizie messe così, non le ho messe in sequenza io, erano così sul Corriere.it, così in sequenza, suicida cassa integrato di 50 anni, si butta da un ponte nel Viterbese, subito dopo madre getta dal balcone i bambini di 6 e 3 anni, subito dopo, poliziotto suicida il figlio morto, trovate alcune lettere, chiedo scusa. Subito dopo, 12-50 anni, si uccide chiudendosi nel congelatore. Subito dopo, Roma di 60enne coltella al torace l'ex compagno della figlia grave. Subito dopo, uccide i figli con le cinquelli e si impicca in carcere con i lacci delle scarpe. Figlio strangola la madre di 88 anni e ci stiamo abituando a questi dati. Ci stiamo abituando che sono dati statistici. Ma che paese è diventato questo? Ditemi che paese, se ne vanno i migliori, io vorrei ricordare Don Gallo con cui abbiamo collaborato, se n'è andato qualche minuto fa. Un uomo libero, un uomo che ha fatto tornare alla Chiesa, gente che non frequentava più le chiese. Un uomo che era un combattente, no? Un combattente, andava, era un uomo libero. E io me lo immagino adesso, non vorrei essere nei panni di Dio quando arriverà su col suo sigaro toscano cruciolente. Perché è un uomo così, un uomo che ci ha insegnato che c'è un altro tipo di chiesa, che c'è un altro tipo di fede, che ci sono altri preti così, e sentire una sua messa era meraviglioso, perché faceva parlare i travestiti, gli operai, i drogati, i tossici, e io ho sentito delle messe meravigliose, e se ne vanno queste persone qua, e alcuni invece siamo qui e rimangono degli altri, che non si capisce perché hai fatto un sacrificio con Andreotti, te l'hai messo per dire, Andreotti l'avranno seppellito o l'avranno insabbiato, io non lo so, però è una battutaccia, ma noi abbiamo ancora questa gente al governo, abbiamo ancora la gente che ha ucciso Falcone e Borsellino al governo, abbiamo ancora questa gente qua. Sta succedendo qualcosa di strano, perché hanno fatto questa legge per mettere in galera chi contesta i comizi? Perché non possono più girare, l'ultimo comizio che ho visto del Nano, che oggi sul giornale da brividi ha detto il PD sta cercando di eliminare me e il Movimento 5 Stelle, sta parlando a favore nostro, questo ci può distruggere. Allora signori, perché? Quando ha fatto il comizio di Brescia e io ho visto le immagini, sono rimasto incredulo, non pensavo mai, non avrei mai pensato in Italia di vedere quelle immagini lì, perché bene o male siamo quegli italiani, siamo 20 milioni di pensionati e quasi 5 milioni di impiegati statali, e una parte di questi, la crisi ci galleggia sopra, ecco perché 9 milioni votano ancora Berlusconi, perché non vogliono cambiamenti, magari hanno una casa, ce n'hanno un'altra in affitto, senza sapere che l'affitto della seconda casa l'hanno aumentato di tasse del 40%, però vivacchiano, fino in fondo hanno avuto la loro vita, hanno lavorato, hanno avuto dei pensieri, hanno avuto delle cose, se le sono guadagnate, stanno lì, perché cambiare? Perché andare col Movimento 5 Stelle che vuole mandarli a casa tutti? No, io ho queste cose qui, lasciami stare ancora un po', li capisco. E lì c'erano davanti questi qua, tutti pensionati, anziani, siamo 20 milioni di anziani. Beh, e guardavano un altro anziano, di 80 anni, ormai non assomiglia più a nulla, sembra un cofano di una Volkswagen lucido. Non è neanche da prenderlo per il culo fisicamente, secondo me non c'è, ma lì fai così, è un videogioco, cos'è? Però era lì che parlava delle loro cose,
parlava di dare indietro l'IMU e anche la rata precedente, parlava che ti dava l'IMU e poi un set di pentole, delle sfede, e viene ancora lì a dire che i magistrati ce l'hanno con lui, che non è vero che trombava, non è vero niente, i magistrati ce l'avevano con lui perché i magistrati non trombano. E allora questi qui lo guardavano come fosse normale, da pensionato a pensionato, perché era quella l'informazione che gli arrivava. Da anni gli arriva quell'informazione dalla televisione, dai giornali, loro guardano questo. E allora, ma la cosa incredibile, che invece dietro c'erano migliaia di giovani che non avevano più lavoro, futuro, non avevano più pensione, non avevano più un cazzo. E allora ho visto la cosa che non volevo vedere in questo paese, neanche morto. Ho visto picchiarsi un ottantenne con un ventenne. Un ottantenne con un ventenne che si sono accapigliati, le ha prese tutte il ventenne, cazzo, l'ottantenne era in forma strepitosa. Ma allora andiamo verso qualcosa che non è mai successo. Andiamo, prima c'era la lotta di classe, adesso c'è la lotta di generazioni, perché tra l'ottantenne e il ventenne, che ho visto io a Brescia, passavano due generazioni, non una, due, quindi c'è completa incomunicabilità. E allora viviamo con queste due strade, siamo sempre più vecchi. Ed ecco che le emergenze vengono confuse con le priorità. Noi è lì a fare leggi sul reddito di cittadinanza, non ci cagano, ci hanno messo ni un angolo, abbiamo il 25, non ci hanno dato una carica. Volevano fare un governo con noi, perché non ci hanno riconosciuto che esistiamo? Perché i 9 milioni di persone nel Parlamento non hanno una carica istituzionale? Non hanno una carica, non so, presidente di commissione? Nulla! Il Copasir, la vigilanza RAI, la danno a una finta opposizione che è entrata con loro, e come sono entrati? Sono andati all'opposizione di cartone! Parlo di sé, parlo di amici dell'Italia, chi sono? Ma chi sono? È paura, ma la paura gli fa fare delle mosse terrificanti, la paura ce la devono avere, perché devono capire, e invece di ringraziarci devono capire che noi come Movimento 5 Stelle stiamo tenendo la democrazia. Se non ci fossimo noi succederebbe il disastro, ci dovrebbero ringraziare davvero che mettiamo dei ragazzi così dentro il governo, 163 ragazzi. 163 ragazzi per settimane con le cose, 200 euro della Lombardi, le ricevute, dove sono i 200 euro? Casaleggio si chiede i soldi, dammi i soldi, dammi la lista, eccolo qua, è questo, perfetto, vai. Allora, eccolo qua. Ecco, noi, Movimento 5 Stelle rinuncia ai 42 milioni, ve l'ho già detto. Poi 5 milioni di euro l'anno derivanti dal dimezzamento dell'indennità parlamentare, ci siamo dimezzati l'indennità pari a 5 milioni l'anno, 3,5 milioni di euro l'anno derivanti dalla rinuncia alle spese generali aggiuntive, informatica, telefoni, taxi, 1,6 milioni di euro l'anno derivanti dalla rinuncia all'indennità di fine mandato, perché hanno l'indennità di fine mandato, fine ha preso 200 mila euro per andare fuori a contatto, per sovvenzionare il suo contatto con la vita reale. Allora, 175 mila euro l'anno derivati dalla rinuncia all'indennità di carica dei presidenti, dei vicepresidenti e dei questori. Quello che resta della diaria di ogni parlamentare viene preso, rendicontato tutto fino all'ultima lira, e quello che resta si paga un conto, che vanno poi questi soldi a fare una sovvenzione alla piccolissima impresa che sta morendo in questo paese. Quello che abbiamo già fatto in Sicilia, l'abbiamo già fatto. Rimangono sorpresi, sempre sorpresi, li prendiamo in contropiede, sempre con la faccia così, come Ceausescu, rimangono come Ceausescu così. Quando Ceausescu è uscito dal terrazzo con 1 milione di persone, pensava di ricevere un applauso e l'hanno contestato, e ve la ricordate la faccia? Si guardava come dire, ma in fondo io vi ho dato il lavoro, non c'era delinquenza, non ho rubato niente, perché mi contestate? Dopo mezz'ora l'hanno fucilato. Allora... l'espressione, parlo di espressione, sono sempre così fuori tempo, col Videro fuori tempo, prendiamo 4 comuni tra cui Parma e sono rimasti
la Sicilia. State scherzando, c'è il voto di scambio, c'è la mafia. Siamo andati in Sicilia, io ci sono andato a nuoto. Bene, siamo diventati il primo partito in Sicilia, il primo. E abbiamo fatto quello che abbiamo detto. I 15 parlamentari, adesso 14, perché uno è scappato con la cassa, ce l'abbiamo anche noi. I sciripoti nascosti. I 14 che cosa hanno fatto? Si sono diminuiti lo stipendio del 75% da 20.000 euro al mese a 2.500. E la rimanenza l'ha messo in un conto della regione e stanno facendo micro prestiti alle piccole e piccolissime imprese, agricoltori, artigiani, piccole imprese sotto i 10 operai, che sono la nostra vita. E loro che cosa fanno? Loro di che cosa parlano? L'emergenza parole e le priorità effettive. Di nuovo col condono edilizio, parlano di nuovo per salvare il culo a Berlusconi con la riforma della giustizia, parlano sempre delle stesse cose, le emergenze sono diverse. Qui stanno chiudendo le aziende, il reddito di cittadinanza noi ce l'abbiamo al primo punto, perché non vogliamo più che la gente si ammazzi, che chiuda un'azienda, che chiuda, ma salviamo le persone. Un reddito di cittadinanza c'è in tutti i paesi del mondo, in civili. Civili! Vuol dire non dare a tutti i soldi senza lavorare, vuol dire che chi perde il lavoro, gli esodati, chi non ce la fa ad arrivare, poi si adatta paese per paese. Io ti do uno stipendio in modo che vivi, lo Stato ti fa vivere, poi ti offre due o tre lavori, se non li accetti perdi il reddito di cittadinanza. E che cazzo lo fanno tutte le parti? Il lavoro! Il lavoro! Lo puoi fare, lo puoi dare alle famiglie, lo puoi dare... Lo devi strutturare in base alle condizioni italiane. In Germania ne fanno un tipo, allora lì fanno il sussidio di sussistenza, danno una cifra e potremmo farlo anche noi, ci mettiamo d'accordo. C'è gente che prende 700 euro al mese, le commesse, parlo di quelli nei call center che prendono 700 al mese, non pagano tasse perché sono sotto il limite minimo, però non riescono a viverci con 700 euro al mese. Allora ecco che c'è uno Stato che fa l'imposta negativa sui redditi. Imposta negativa sui redditi significa che ti danno quei soldi che ti mancano ad arrivare al minimo tassabile, quando sei al minimo tassabile ti tassano e ti fanno vivere. Ci sono le borse di studio civili, in Germania le borse di studio, siamo il popolo degli inventori. Ebbene, c'è una commissione in Germania che dice, cazzo, questo qui c'è un'idea, lo finanziamo con una borsa di studio, 20.000, 30.000 euro. Io ho bisogno di sentire uno Stato qua, non c'è più lo Stato, è qualcosa che ti ansima sul collo, è qualcosa che ti dà fastidio, è qualcosa che ti crea ansia. Io giro col capo, mi devo calmare, lo so, me lo dicono tutti, Grillo, ti arrabbi troppo, saresti molto più efficace se parlassi più piano, più lentamente. E allora, cari amici, ma questa è una rabbia, è rabbia che avete anche voi, ma è una rabbia sana, è una rabbia che è indignazione, è una rabbia che ha aggregato milioni di persone non a devastare le piazze o le strade, a fare barricate, ha messo insieme milioni di persone dietro un banchetto a firmare, a mettere il documento, è una rabbia che ha aggregato... Ha un sogno che abbiamo condiviso e stiamo condividendo. Ma è straordinaria questa rabbia. E di fronte chi abbiamo? Di fronte abbiamo l'odio, la rabbia contro l'odio. Noi non abbiamo odio per nessuno. Basta che se ne vanno tutti a fanculo, noi non odiamo più nessuno. Fanculo. Ho detto fanculo. Non dovevo più dirlo. Ah, resistete voi due, eh? Guardate che vi mandano via. E allora io giro col capo, e questo non è più neanche un movimento, signori, non è questa è una comunità, sono cittadini come voi messi lì che prendono un po' di tempo alle famiglie, al loro lavoro per dedicarsi a questa città meravigliosa, sono parte di voi. E allora è questo, allora io giro col capo, non è andato a metà prezzo, il palco l'ha montato uno, non ha voluto niente, le luci sono costate pochissimo. Ognuno mette un po' del proprio operato, l'elettricista, il panchettista, quello che fa il camper, io prendo il gasolio e lo cambio con i salami, i prosciutti,
non mi avete guardato un cazzo qua, perché ho bisogno, cioè, c'è un po' di rimborsi elettorali, dopo. Vedi, io cambio, ho due formaggi, cambio di 30 litri di gasolio, ecco, vado a dormire da amici, vado a dormire nei back and breath, non mi fanno pagare, ognuno mette qualcosa. E questa è la comunità che deve diventare l'Italia. L'Italia è questa qui, dobbiamo ritrovare un pensiero come il mio padre, il tuo padre, che si è trovato un paese di macerie e non si facevano guerra tra generazioni, si sono dati una mano per costruire poi una roba che hanno devastato questa gente qua, che sono in televisione a prenderti per il culo, per dirti quello che devi fare, per risanare un paese che hanno devastato loro. Ma è incredibile. È incredibile! Io giro, arrivo dal posto dove c'è il più basso reddito d'Europa, il Sulcis, Carbonia, Sardegna. Il lavoro. Il lavoro. Letta si è accorto e ha detto i ragazzi giovani non hanno il lavoro. No, è un chiaro vicino. Io sono il lavoro, che cos'è il lavoro? Tutti che vivono il lavoro, avevano nel Cairo, ero in Liguria, sono venuti quelli dei cantieri, della Finmeccanica, della Fincantieri, perché succedono cose che non riesci a capire come possono succedere. Ebbene, sono andati il lavoro. Il lavoro che cos'è? Il lavoro è una parte importante della tua vita, ma non può essere tutta la tua vita. Il lavoro è qualcosa di importante sicuramente, ma il lavoro, oggi il lavoro cos'è diventato? L'appalto del subappalto, e poi vai nei cantieri, ci sono quelli del Bangladesh che lavorano, c'è la schiavitù massimizzata all'estremo. Abbiamo firmato contratti che non ci competevano, che non sappiamo niente, che è la Bergstein, che tu puoi assumere a prezzi incredibili, a costi incredibili, mettendo fuori i nostri operai specializzati e mettendo questa povera gente a fare gli schiavi. È questo il paese in cui vogliamo vivere. E allora sono andato a parlare di lavoro con un minatore, perché non c'è andato nessun politico, hanno chiamato me, un ex comico. Erano dentro quel passamontagna, dentro il buco, a cavare un carbone che non lo utilizzano neanche, perché non brucia pieno di zolfo, lo bruciano direttamente lì. Il lavoro, 1300 euro al mese per morire di silicosi a 50 anni, questo è lavoro, questo qua non è lavoro. Allora io non gli ho detto, io ti cercherò di presentare il tuo lavoro, ho detto venite fuori, facciamo un reddito di cittadinanza, vi facciamo vivere, ma la miniera va chiusa, bonificata e fatta un'attrazione turistica come fanno nelle miniere del Galles, che ogni miniera fa 1 milione di turisti all'anno. Ce la diamo un po' di coraggio. Il lavoro, prendi tuo figlio, gli fai fare i master, 3 anni, poi i master di 2 anni, ti costa 500.000 euro e noi siamo così, abbiamo fatto studiare tutti i nostri figli a sacrifici incredibili, o poi o se ne vanno, 1,5 milioni di italiani, siamo il secondo popolo migratore d'Europa, dopo i rumeni, 1,5 milioni, tutti i giovani con due palle così se ne vanno. Ce ne fanno perché se rimangono qua devono il lavoro, devono accettare qualsiasi cosa, il lavoro, qualsiasi cosa, poi verrà il lavoro. Intanto vai in un call center a 700 euro al mese, ma che ci vanno i figli della Fornero a 700 euro al mese a fare il lavoro? Ma basta! Ma io vengo in Romagna, vado lì e dico ma come mai? Sono tutti in crisi gli agricoltori. Un terzo dei nostri soldi, perché noi siamo il terzo pagatore dell'Unione Europea, noi diamo 15 miliardi all'Unione Europea e ce ne ritornano e questi soldi vanno a finanziare che cosa? Se tutti i nostri agricoltori sono in sofferenza, io l'ho girata tutta l'Italia, dalla Romagna, i coltivatori della Romagna di pesche, le buone pesche e pere d'Europa devono vendere a 0,22 al chilo e gli costa 0,50 perché un terzo del bilancio dell'Unione Europea non va al contadino, all'agricoltore, vanno alle grandi cooperative, alle grandi multinazionali che fanno agricoltura chimica. E io voglio andare in Europa, e
ecco perché sono pericoloso, ecco perché siamo pericolosi. Io voglio ridiscutere, di economia, di lavoro, e non posso pensare di vivere in un paese dove il ministro dell'economia è un banchiere che non c'entra un cazzo con l'economia, un banchiere di Banca Italia che è distratto, molto distratto, perché la Banca Italia doveva controllare il più grande scandalo finanziario del dopoguerra, il Monte dei Paschi di Siena, e non ha controllato, gli è sfuggito. Io ci sono andato, forse ve l'ho detto l'altra volta, ci sono andato, ci vado di nuovo, domani sono a Lucca, ci vado di nuovo, perché non è possibile che sia scomparsa l'informazione di 21 miliardi che non ci sono più, con uno che si è buttato dalla finestra e non c'è più un titolo sul giornale. Non è possibile che fanno l'unico, fa una fusione con un'assicurazione di ingressi e le azioni da 40 euro l'una vanno a 2 euro l'una. E non dice niente la nostra Banca Italia, la nostra Consob. Allora, in un paese civile dove c'è la strada, prendono la banca, la strofa, valeva 20 miliardi nel 95, ci mettono dentro una fondazione, vanno con le fondazioni, sai? Prendono una banca da 20 miliardi e la riducono meno di 2. Le azioni valevano 5, adesso 2. Tutti i TFR dei dipendenti azzerati. E allora, che cosa? Io sono andato da Profumo. Allora parliamo di soldi, dove prendere i soldi per fare il reddito di cittadinanza. Ma stiamo scherzando. Siamo mica Profumo che se ne va dall'Unicredit con 30, 40 milioni di euro di bonus uscita, lasciando una banca con anche una frode fiscale in via di accertamento. Ma è questo il nostro paese. Ma guarda la Svizzera, dove ci sono i più grossi miliardari d'Europa, saranno ricchi, c'è il più alto reddito, uno dei più alti redditi del mondo in Svizzera. Bene, succede una cosa. Che Vasalle è un signore che fa l'amministratore delegato per una multinazionale farmaceutica che si chiama Novartis. Finisce il mandato, lo mandano. Messa in rete e lì i mezzi di informazione e l'opinione pubblica funzionano, perché le televisioni, i giornali hanno messo la luce su questa persona qua e la gente si è incazzata come non mai, e il signor Vasella ha preso i 70 milioni, li ha riportati all'azienda e ha chiesto scusa al popolo svizzero, ma il popolo svizzero è andato oltre, aspetta. Hanno fatto un referendum propositivo, quello che voglio mettere io nella Costituzione, perché se no non contiamo nulla. E ho fatto. E hanno detto, primo, non succederà mai più che un amministratore delegato abbia una paga o un compenso che va da 100, 200 a 1400 volte la paga del proprio impiegato. Non succederà più. Hanno messo una forbice 1-12, non potrà più guadagnare 12 volte, più di 12 volte del suo impiegato che guadagna meno, e sono già andati avanti col referendum. Poi, seconda cosa, la conferma dell'amministratore delegato non lo fa il consiglio di amministrazione, lo deve fare l'azionista, anche da noi, il piccolo azionista, che è il vero proprietario dell'azienda, e lì lo fanno online, l'azionista dove si trova decide una volta all'anno, uno, se riconfermare l'amministratore delegato se è andato bene, due, se è andato bene il bonus, se è andato male, ma fuori dai coglioni ne fanno un altro, ogni anno, il piccolo azionista. E noi abbiamo le multi-utility portate in borsa, S&PA, ERA, IREN, ERA, IREN. Voi siete sotto ERA, IREN? ERA. 22 società S&PA quotate in borsa, dove i comuni sono anche azionisti, ma la Consob non se ne accorge che è un conflitto di interessi incredibile. Non si accorge che un comune non può essere azionista quotato in borsa. Perché se crolla in borsa del 20%, aumentano il 20% il gas, l'acqua e i rifiuti. Noi stiamo preparando leggi da tutte le parti. Escono leggi nelle orecchie. Non c'è la casa, vai dentro.
No, siamo più di 7.000, me l'hai detto con discrezione senza fartene accorgere. Non dite, state a sentire, veramente. Non dite niente che siete stati qua stasera, no, perché chi lavora in banca, chi lavora negli uffici pubblici e parla del Movimento 5 Stelle rischia adesso. Voi non dite niente, anzi dite non mi piace, non mi piace. Quando siete nel nulla, mettete una X sul Movimento e mandatevi a fare. Dite PD, PDL, PDL, ma non dite niente. Discorso che voglio fare, ci escono a leggere da tutte le parti, perché sono andato a vedere, sono entrato due volte a Roma, ma io non pensavo che questi ragazzi che sono là dentro, c'era qualcuno parlamentare, venuto nessuno di sono eroi, ma li prendono per il culo, li fanno così, sono lì che lavorano fino a mezzanotte, se vai a parlare con gli inservienti non hanno mai visto e non hanno neanche mai sentito dei discorsi come hanno fatto sul gioco d'azzardo, su dire i nomi e i cognomi, le fondazioni dove vanno i soldi, chi ruba, chi prende tangenti, nomi e cognomi, e stanno zitti e li guardano sbigottiti perché non devono rendere conto a nessuno. Ma mi sono accorto che poi sono loro i dilettanti, perché loro fanno leggi, fanno le leggi, ma non sanno quello che votano per alzata di mano come a scuola, oppure col voto elettronico per cambiare il comma 5 che cambia il comma 7 della legge 25 che va a cambiare la legge 82, e non sanno neanche che cazzo sia. Questi ragazzi qua che sono là dentro vanno a vedere che cosa vuol dire il comma 5, che cosa dicono il comma 8, perché è lì il trucco. E senza di loro, ve lo giuro sulla mia famiglia, senza di loro hanno fatto una legge dei 40 miliardi per la piccola e media impresa, la prima tranche di 20 miliardi non ci arriveranno. Non arriveranno, lo so già, col TUC, hanno messo delle cose, però hanno fatto una legge. Siamo andati a vedere il comma 7 che modificava il comma 5 della legge precedente e la prima tranche di 20 milioni non c'era scritto piccola media impresa. Sulla legge, nella legge. La Lombardi l'ha letta lì al Parlamento, ma vi siete dimenticati. L'abbiamo messa sul blog, non c'era, i 20 miliardi andavano come al solito direttamente alle banche, non c'era la piccola e media impresa. Allora abbiamo fatto casino, e allora è arrivato Grilli, ex ministro dell'economia, è arrivato Grilli, finanze, Grilli, un nome inquietante, vai dentro, cosa fai? Ti date il cambio, eravate due donne, hai cambiato con un uomo? Grilli è arrivato e ha detto è vero, ci scusiamo, perché c'è stata una leggera dimenticanza. Leggera dimenticanza. È questo che fanno. Davanti in televisione, davanti ai dibattiti, dicono che noi non abbiamo fatto niente, che siamo dei cialtroni. Quando facciamo, abbiamo già pronta la legge, la social house per la casa. La casa, e sarà un problema la casa. Ci sono 1.200.000 famiglie che non hanno accesso al credito per comprarsi, col mutuo, comprarsi una casa. E ci sono 2.500.000 di case in mano alle banche che non riescono a vendere, che marciscono. Ci sono interi quartieri perché non fanno manutenzione, le banche non hanno i soldi. Abbiamo case che marciscono e gente che non può entrare in casa. Ma anche lì, allora, il contratto di social house è semplice, non ci vogliono soldi. Vuol dire che lo Stato garantisce, con dei certificati presso la banca, garantisce, tu entri, mi fai i lavori, io questi soldi te li scarno col mutuo, e te, se non ce la fai in 10 anni faccio 15, se non ce la fai con 15, 20, se non ce la fai con 20, 25, 30, e ti faccio entrare in casa e le case si rimettono a posto abitandole, senza tirar fuori i soldi da parte dello Stato. Abbiamo già la legge pronta! Non ce l'hanno messo lì, abbiamo il 25 contro il 75. Lo capite in che condizioni siamo? E allora facciamo piccola e media impresa. Piccola e media impresa. Ce ne abbiamo già le leggi. Ce ne abbiamo già. Abbiamo il reddito di cittadinanza e piccola e media impresa. Allora, la piccola e media impresa garantire una cosa che ci identifica nel mondo, che è il Made in Italy. Lo stiamo buttando lì, lo stiamo falsificando, facciamo le scarpe a pezzi in Cina, poi ci mettiamo nella suora Made in Italy. Siamo il secondo produttore di olio d'oliva del mondo e siamo il primo produttore di olio d'oliva del mondo. Prendiamo quell'olio di merda spagnolo, lo tagliamo col nostro, ci mettiamo Made in Italy, un euro di più al litro e lo mandiamo via come olio Made in Italy. Quando ci sono 18.000 produttori dell'olio più buono del mondo, il campionato dell'olio del mondo, l'ha vinto per tre volte, per tre anni, un olio pugliese. E siamo
siamo entrati nel mercato indiano e cinese, 3 miliardi di persone stanno scoprendo l'olio, il nostro olio, e noi lo tagliamo con l'olio di merda spagnolo. Aspetta, i cinesi non lo bevono neanche, lo guardano, è giallo, è un medicamento. L'olio oggi fattura più della coca e più di qualsiasi droga esistente, e noi lo buttiamo via, ma lo tagliamo, ma è incredibile. Allora dobbiamo fare delle regole, l'IVA si paga quando la incassi, non quando la fattura, è semplice, è semplice. Le tasse devono essere equiparate alle tasse europee, noi paghiamo il 71% contro il 40% di media. Ma scusate, in Francia, la Francia a parità di popolazione, che ha un settore in più nella pubblica amministrazione di noi, spende 16 miliardi di euro in meno che noi. Prendiamo questi 16 miliardi dalla pubblica amministrazione e li usiamo per queste cose, per togliere l'IRAP, una tassa estorsiva, più assumi più ti tassa, è una tassa sui costi, ma è incredibile. Ma togliamo, allora abbiamo esodati, cassa integrati, disoccupati che costano allo Stato italiano 50 miliardi all'anno, ma non puoi tu Stato dire due cose, assumi, io non ti tasso i contributi, i soldi là direttamente, allora togliamo gente dalla strada. Ma guardate che non è difficile, mettiamo le aziende dentro le università. Dobbiamo investire nella ricerca, nello sviluppo, nella rete. Rete, ecco di che cosa hanno paura. Adesso io, due giorni fa mi è arrivata la polizia non postale, perché arrivavano ogni settimana, la polizia giudiziaria. Perché? Perché cominciano a avvicinarsi lì. La Boldrini, pensa alla Boldrini, una donna magnifica, che la prima cosa che fa è quella di mandare la polizia giudiziaria in casa di un ragazzo perché ha fatto un ritocco della sua immagine su internet. Soffrono questi internet, si trovano dei commenti spiacevoli. Oh, vorrebbero eliminarli. E allora, anche a me, perché il nostro Presidente della Repubblica, il nostro Presidente ha dato l'ok alla Cancelliera di agire contro 20 ragazzi di Nocera inferiore, neanche quella superiore, quella inferiore, perché un anno e mezzo fa sul mio blog avevano fatto dei commenti un po' sconvenienti su Napolitano, e allora vengono accusati di un reato gravissimo in Italia, che è vilipendio al capo dello Stato, non si scherza, perché rischi da 1 a 5 anni di galera. È una legge che aveva messo Rocco, il codice Rocco, per proteggere Mussolini, ma ce l'abbiamo ancora, non c'è in nessuno Stato del mondo. Tu mandi la polizia in casa di 12 ragazzi, allora ti svegli e fai questa operazione e poi ti riappisoli e allora che cos'è il vilipendio? Ditemi che cos'è il vilipendio, ma se io dico, caro amico, mentre tu ti raddoppiavi la carriera come Presidente della Repubblica, nello stesso momento autorizzavi la distruzione dei tuoi nastri con la conversazione con Mancino, che cosa dico? Che cosa dico? Che cosa dico? Faccio vilipendio? Faccio vilipendio? Faccio informazione, ma questo vilipendio. E io mi ricordo i commenti, perché li hanno cancellati, me ne ricordo uno, che era di un ragazzo che parlava di etica, e parlava di etica al nostro Presidente della Repubblica, che dovrebbe essere il più etico di tutti, e diceva: ma caro Presidente, adesso che sei lì, non potresti cambiare quella legge di cui tu hai usufruito, magari dare anche indietro i soldi di quando eri Presidente della Commissione parlamentare, che facevi 3 volte al mese dei viaggi da Roma a Bruxelles e li facevi con la Virgin, con low cost, quindi spendevi 76 euro a viaggio e ti facevi rimborsare 800 euro a viaggio. E la legge, non hai rubato nulla, perché la legge era quella, ma adesso che sei lì, perché non togli la legge e magari non dai indietro i soldi? Sarebbe un bel gesto per il primo cittadino italiano. E allora dirlo, che cos'è? È vilipendio? Stanno avvicinandoci alla rete. Il prossimo mossa sarà fare una legge per bloccarla, sarà dura che ci blocchino. Perché se loro hanno già fatto la legge per non farci candidare, per farci diventare come loro, noi siamo un movimento senza soldi, spontaneo, hanno paura di questo. E allora se loro fanno questa legge, perché non l'hanno tolta, l'hanno lasciata lì. E la Finocchiaro l'ha fatta, quella che andava all'IKEA con tre. Ma anche la scorta, anche la polizia, anche i carabinieri, basta!
una legge, c'è una legge che non va bene, non bisogna rispettarla, una legge che è ingiusta. Cosa significa? Che cosa significa? Allora fanno una legge razziale, fanno una legge razziale e noi dovremmo seguirla e diventare tutti razzisti, perché lo dice la legge. Allora anche la forza pubblica si deve rendere conto che certi ordini sono sbagliati. Sono sbagliati! E allora io, perché sono come noi, sono poliziotti, sono cittadini, padri, madri, hanno figli, prendono stipendi di miseria e devono scortare questi cialtroni a fare la spesa e andare a puttana! Basta! Basta! Io spero vivamente un giorno che si rendono conto, un giorno qualcuno si giri dalla parte giusta. E allora questo è il nostro paese. Se ci impediscono con questa legge, perché non l'hanno tolta, l'hanno lasciata lì, se ci impediranno di andare alle votazioni, perché le votazioni ci staranno a breve, beh, si ci impediranno, si assumeranno, noi non andremo, noi ci scioglieremo, perché io non voglio trattarmi in un partito, vorrebbe dire snaturare il nostro movimento, mi segherebbero in due. Noi non andremo alle elezioni, se ne assumeranno le conseguenze, perché 9 milioni che gli impedisci di andare a votare in un paese democratico, io non vorrei essere nei loro panni. Quindi bisogna stare molto attenti che facciano queste decisioni, che assumano queste cose, molto attenti, sono seduti su una polveriera che noi teniamo bassa. E allora, reddito di cittadinanza, stiamo facendo leggi perfette. E poi non possiamo fare una politica qua, di nessun senso, lo Stato non c'è, ve l'ho detto l'altra volta, non c'è lo Stato, non c'è Stato, Hollande prende una banca, la statalità è con il Monte dei Paschi di Siena, se ci fosse uno Stato, mancano 21 miliardi, che cosa fa? Non puoi far fallire una banca, no? Allora poi ci sono milioni di famiglie che hanno i risparmi lì, una banca non può fallire, però la puoi statalizzare, nazionalizzare, la prende lo Stato con 21 miliardi di debito, poi apre una commissione e vai a prendere quei ladroni che hanno rubato i 21 miliardi, come li prendi? Come li prendi? Prendi lo scudo fiscale e guardi i nomi e i cognomi e sono lì, ma non si può fare. Non si può fare perché non abbiamo Stato, perché abbiamo una burocrazia, perché abbiamo 300.000 leggi, non ce la facciamo perché confondiamo con le parole. La guerra diventa pace, la pace diventa guerra, la democrazia diventa burocrazia, inceneritori termovalorizzatori, è tutto così, tutto è sinonimo contrario di tutto. Non ci prendono le parole, cambiano il significato. Guardate che la dittatura è questa, vai a fare un referendum per non dare i soldi ai partiti, allora parlano di finanziamenti, cambiano, li chiamano rimborsi. Andiamo 27 milioni a firmare per l'acqua pubblica e la lasciano privata. Andiamo a fare le leggi popolari per togliere i condannati dal Parlamento e li buttano nel cesso. La dittatura che cos'è? Svegliamoci, la dittatura non è soggiogare i cittadini, è renderli invisibili. E ci rendono invisibili a colpi di legge, a colpi di decreti legge, in modo che sei sempre tu fuori legge, sei sempre tu, prendono un reato, lo cancellano con un decreto legge. Penati aveva detto io non voglio la fine, non voglio la prescrizione del mio reato, ha fatto tutta una padella, non voglio la prescrizione, bastava che si presentasse, non si è presentato a Monza al tribunale, quindi la prescrizione ce l'hanno fatta, se l'è presa. E gente fatta così. Allora basta. Allora tanto questo paese l'ho girato in tutti i cantieri. Abbiamo delle eccellenze che se ci fosse lo Stato non li fai fallire. Non fai fallire la cantieristica, la Fincantieri che è il nostro fiore all'occhiello. Abbiamo insegnato a fare le navi a tutto il mondo. Beh, la Fincantieri di Ancona, la Fincantieri di Ancona ha preso 900 milioni di soldi pubblici e invece di rilanciare la cantieristica lì a Genova, in tutti i cantieri, che cosa fanno con questi 900 milioni? Comprano decine di piccoli cantieri in Asia, portando a fare le riparazioni là. Eravamo i primi nel mondo e se vai in quel cazzo di cantieri lì non c'è più un operaio specializzato che brasa, sono tutti del Bangladesh. E allora noi mettiamo per la strada degli operai con due coglioni così per mettere uno che non sa tenere un cannello per brasare in mano, perché abbiamo firmato la Bergenstein, perché
si può fare così la legge? Bene, io voglio ridiscutere le leggi europee, voglio andare là e dire basta, ridiscutere. Vai a vedere il giorno. Tra un po' mi ci gioco le palle, ve lo dico qua, tra un mese, massimo un mese, salta la Slovenia. Tutti che dobbiamo aprire cose là in Slovenia, ponti d'oro, debiti, ponti d'oro, le banche, ti davano un ettaro di terreno e non ti tassavano per 3 anni. Un ettaro di terreno gratis, sta saltando la Slovenia con questo sistema. E allora, aspettiamo qui, abbiamo 2.000 miliardi di debiti, quello che cresce da noi è il debito, e loro che cazzo parlano? Parlano di spostare l'IMU di 2 mesi. L'IMU di 2 mesi, che si sanno benissimo che non lo possono togliere perché saltano i comuni. Berlusconi le ha già fatte queste operazioni qua, lo sa, abbiamo fatto togliere l'ICI, quando abbiamo tolto l'ICI i comuni sono andati in default di 3 miliardi e mezzo e abbiamo dovuto pagarli tutti con l'aumento dell'IRPEF, anche chi non aveva la casa. Abbiamo fatto la legge per l'impignorabilità della prima casa, abbiamo fatto già la legge per l'impignorabilità dello stipendio. Certe cose devo... Loro hanno preso il nostro programma e vanno in televisione a dire il nostro programma, perché noi non andiamo in televisione, perché ma veramente l'antipolitica sono diventati loro con le nostre forze. C'è Berlusconi che si è presentato dicendo prendiamo indietro i rimborsi elettorali, non vogliamo condannati nelle nostre liste, non ci rimane nessuno, ma lo vedete. Lo vedete che è quello che dicevo io, mi faccio un complimento, vi dicevo che spariranno i partiti, spariranno e sono già spariti, non c'è più PDL, PDL, non c'è più niente, ci sono liste civiche spinte con gli stessi che si riciclano per prendere voti agli altri e mettersi insieme dopo le elezioni per riprenderci di nuovo per il culo. Basta, basta, i 5 mesi sono spariti. Siamo dentro la più grande rivoluzione del mondo, ci siamo dentro, non ce ne stiamo accorgendo e parliamo di cosa dello scontrino, della Lombardi. Ci guardano tutte le televisioni del mondo, tutti sono venuti lì indignandosi, i tedeschi, in Francia c'è il movimento 5 Stelle, c'è il movimento 5 Stelle in Grecia. Perché è un format, hanno preso il nostro programma e lo fanno nel mondo, perché c'è corruzione, perché c'è partiti politici, hanno gli stessi problemi, sono arrivati indignati da me, sono rimasti sconvolti perché loro sono rimasti alla piazza, sedersi lì e stare lì e poi scontrarsi con i carabinieri o con la polizia. Noi scontri non ne vogliamo con la polizia, noi andremo in Parlamento insieme alla polizia. Bene. Allora parlo anche a quelli che non si fidano del cambiamento, non si galleggia più, settembre, ottobre, cassa integrazione non ce ne sarà quasi più, non ce n'è più adesso, non ci saranno più gli stipendi, forse meno, le pensioni arriveranno, ma e noi dove prendiamo i soldi per fare queste riforme? Li prendiamo dai pensionati, dai disoccupati, dalla scuola. Cominciamo dall'alto, avessero fatto così subito, li avremmo seguiti in un sacrificio, l'avremmo fatto tutti insieme. La Presidenza della Repubblica costa l'anno scorso 242 milioni, quest'anno 340. Ma sono cose incredibili, poi hanno tolto la festa del 2 giugno perché vogliono fare i sobri. Abbiamo 850 milioni di spesa per mantenere migliaia e migliaia di autisti, 850 milioni ci costano le macchine grigie, blu, verdi, 850, mentre delle scorte a dei fantasma, Monti è un fantasma, chi se lo caga più, c'ha 20 persone dietro, 20 persone dietro la scorta a lui, la dovrei avere io una scorta, ma io non ne ho bisogno perché la mia scorta siete voi, e io lo so. Allora, ma noi non abbiamo i soldi, i rimborsi elettorali, perché non ridanno indietro i rimborsi elettorali? Si può sopravvivere come abbiamo fatto noi, allora vanno a cercare Casaleggio, i grandi, le banche, i grandi gruppi che ci danno i soldi, un cazzo ci danno, ci abbiamo messo volontà, soldi, sacrificio, sangue, passione, e sono questi i nostri argomenti.
chi se ne frega i soldi, potevo starmene a godermi i soldi, chi me lo fa fare? Se volevo i soldi facevo i miei spettacoli, facevo due sposo, facevo due programmi televisivi e i soldi mi arrivavano, avevo le piazze piene io, non è che ero un fine carriera, avevo i palazzetti pieni. Chi se ne frega, sto a vedere un paese che fa il macello senza fare niente, come i miei colleghi, come i miei colleghi faccio! Faccio come i miei colleghi che sono lì a guardare il paese che fa, quei loro concertini, quei loro mischini, quei loro tinutini. I soldi ci sono, si pagano i doppi e tripli stipendi, si accorpano i comuni. Accorpano i comuni sotto i 10.000 abitanti, si fanno rifiorire i comuni come questi. Abbiamo già i progetti con gli architetti per mandare i giovani nei borghi abbandonati con il telelavoro, con il wifi che possono lavorare da casa. Le città come queste, meravigliose, si stanno spopolando, chiudono tutti i negozi, non c'è più, rimangono gli anziani che si aggirano per un bar all'altro guardandosi con gli occhi così. Chiudono i negozi perché aprono supermercati, ipermercati, per vendere prodotti francesi. Abbiamo ceduto le centrali del latte ai francesi con tutti i gruppi intorno. Cediamo la sovranità monetaria, cediamo la sovranità economica, alimentare, la sovranità. Non ci abbiamo più niente. Decidono le cose a 1.000 chilometri e noi dobbiamo metterci in un angolo a pagare 100 miliardi di interessi su un debito che aumenta sempre di più senza dire niente. Io voglio introdurre dentro la Costituzione la possibilità di far decidere a noi se stare o non stare dentro l'euro con un referendum, come fanno gli inglesi. Gli inglesi non sono neanche nell'euro, ma sono in Europa e hanno deciso il prossimo anno di fare un referendum per far decidere agli inglesi se rimanerci in Europa o no. Io ci voglio rimanere in Europa, io credo, io me la sono studiata, ci sono andato 3 volte. Ci sono vista l'Europa, ci chiedono sacrifici a noi e hanno 2 parlamenti, uno a Strasburgo e uno a Bruxelles. A Strasburgo ci vanno 4 giorni al mese, ci costa 400 milioni di euro. Ci chiedono sacrifici, fanno le leggi in 11 lingue, 3 linguaggi di computer. E spendono sempre le stesse cose, il 90% di tutti i finanziamenti vanno nel petrolio, nel cemento, nel trasporto gomma, nelle dighe, in queste cazzo di cose che non hanno un'idea di come fare una casa, non hanno un'idea di investimento. Renzo Piano fa le case con legno, stanno costruendo in Australia i grattacieli in legno e in bambù. C'è da ridere, noi calcestruzzo, non c'è un'idea solida dal calcestruzzo, e allora le città diventano così. Automobili, posteggi, supermercati, in un luogo, aperti anche la domenica, così facciamo anche qualcosa la domenica. Non è che stai un po' con i tuoi, ti leggi un libro, stai un po' con la tua famiglia, alla domenica, cazzo si è riposato anche quello là, alla domenica, no? No, anche la domenica! Andiamo in questi vuoti, queste piazzette finte, vai dentro, ti svuoti la tua piazza storica e vai dentro una piazzetta di merda fatta dall'Ikea! È incredibile! È incredibile, la nostra vita, ci abbiamo solo questa. Non dobbiamo difendere il nostro territorio, i nostri ideali. Siamo italiani, signori. Siamo quelli del Rinascimento, signori. E siamo diventati delle merde così. Bene. Settembre-ottobre finisce. Settembre-ottobre andremo, perché settembre? Perché ci sono le sentenze della Cassazione. Quindi Berlusconi tira andare lì e tira andare alle elezioni e tira a vincere, ma non le vincerà, perché noi andremo alle elezioni, il PD è scomparso, il PD sta vagheggiando, non capisco cosa faccia. Correnti, Correntine, quell'altro Renzi che arriva con i giubbottini, si vede così, con i giubbottini, che lui fa esattamente, copia e disincolla, lui copia e fa finta che siano le sue idee. È veramente incredibile, signori! Allora alle elezioni ci saremo il Movimento 5 Stelle contro Berlusconi, sarà così che andrà a finire, ve lo dico, ve lo metto per iscritto, e come Highlander alla fine ne rimarrà uno solo! Ne rimarrà Berlusconi!
Bene, signori, venite avanti, io vi sto conoscendo stasera, non serve mettere il sindaco, magari mettiamo anche il sindaco, per l'amor di Dio, e ci sarebbe da Dio, proprio qua a Imola, che fosse la prima, dopo Parma, ne abbiamo già quattro, però Imola sarebbe veramente uno scacco al mondo avere Imola 5 stelle, però anche se mettiamo 4-5 consiglieri lì dentro, apriremo il comune. Vedremo, faremo i bilanci partecipativi, li dovete attivare, perché un bilancio partecipativo devi essere tu a decidere la priorità della spesa, se fare una pista ciclabile, se fare un ipermercato, si può fare tutto, ma lo decideremo noi con dei referendum propositivi senza quorum e li metteremo nello statuto del comune. Signor, bene, e ora si presentano, quindi bastano 5 o 6 di questi. E il comune si apre, come ho detto prima. Se siete ritornati, no? Dove è andato quel signore là? Ah, il custode. Sentite, ne dovete vedere di belle lì, eh. No, avete proprio firmato documenti che se parlate di segano, lo so. Bene, io adesso cedo la parola, vi ringrazio due volte perché sono venuto qua un mese fa, la piazza era piena, e purtroppo per i nostri detrattori, non dite che c'era l'altro, dite che non c'era nessuno, perché stanno consumando del malo, perché quando vedono queste piazze, noi tu sei in streaming, quanti sono? Quanti sono? 8.000, ecco, noi siamo questa piazza più 8.000 in streaming. Quindi non hanno possibilità con queste tecnologie, noi le gestiamo, loro le possono solo sopprimere, ma venderemo cara la pelle. Alzalo! Aiemola! Questi i Beppe, ragazzi, noi dobbiamo anche cambiare atteggiamento, non abbiamo più bisogno di leader. Io ho dato una mano, confesso, ho dato una mano, faccio il garante, controllo che non ci siano gente strana, che siano tutti incensurati, ma sono loro il leader, il movimento è il leader, l'idea è il leader, il programma è il leader, non le persone, non fidatevi più delle persone. Fidatevi del movimento di queste persone che sono cittadini come voi, anonimi, che non conoscete, perché se votiamo quelli che conosciamo in televisione ci ridurranno sempre in questa situazione. Come ti chiami e cosa fai? Io mi chiamo Benedetta Russo, ho 36 anni e lavoro a Imola, sono nata a Imola. Io brevemente voglio semplicemente raccontare quella che è stata la mia esperienza che mi ha portato ad entrare a far parte di questo gruppo bellissimo di ragazzi. In realtà mi fa da sentire un forte disagio nei confronti di questo sistema che sento non mi rappresenta più. Mi sono sentita abbandonata, lasciata sola, in grandi difficoltà. E di conseguenza in me è nata una grandissima rabbia, la voglia di cambiare le cose, quelle cose di cui raccontava Beppe prima. Per cui io ho deciso di trasformare questa mia rabbia in pensiero e di rendere il mio pensiero azione, perché io voglio che lo Stato di diritto diventi veramente uno Stato di fatto. Io voglio un sistema che a livello locale e nazionale mi rappresenti me e rappresenti tutti voi, perché io voglio lasciare ai figli che verranno un sistema giusto, basato sulla democrazia e sulla meritocrazia e sull'uguaglianza. Io non voglio più vedere corruzioni, illegalità. Grazie. Ho favore solo ed esclusivamente a favore della casta. Scusate la ripetizione. Ciao. Ciao a tutti, sono Elena, sono del Movimento e sono un cittadino imolese e sono fiera di dirlo, Beppe, veramente fiera. 30 anni, disoccupata, un chimico. Hai visto? Una laurea in chimica e sono disoccupata. Stai lì. Mi chiamo Isa Tamagnini. Mi occupo di scrittura, editoria e servizi editoriali. Vorrei semplicemente dire che
vorrei che la cultura in questa mia città fosse un pochino seguita, anche perché questa città qui vanta il primato e l'unicità di avere un PSC, un piano regolatore comunale, disegnato da Leonardo da Vinci nel 1502. Infatti la mappa di questa città, con i suoi canali, la sua rocca, la struttura dell'impostazione, è conservata alla Royal Library di Londra e moltissima gente la va a visitare. La va a visitare e crea ricchezza, perché è l'unica cosa che qui, nella sua città, nella città disegnata da Leonardo da Vinci, strutturata da lui, l'unica cosa che lo ricorda è un centro commerciale. Tra l'altro un centro commerciale che, grazie all'illuminata soluzione del governo Monti per risolvere una crisi strutturale del commercio, tra l'altro fatta propria anche dai nostri lungimiranti amministratori, è stata quella l'unica soluzione di pensare alle aperture straordinarie domenicali. Quello che io voglio in questa città non è un centro commerciale vivo, è un centro storico vivo, perché questa città se lo merita. E la domenica, che una volta era il giorno per la famiglia, per la religiosità, evidentemente se questi amministratori, accorpandosi anche per idee non loro, la vuole fare diventare semplicemente il nostro nuovo idolo. Noi non abbiamo più un Dio da seguire, una famiglia, noi seguiamo i soldi, perché la domenica la dedichiamo alla spesa, tra l'altro soldi che non abbiamo più. Quindi questa è l'unica soluzione che loro sono riusciti a trovare, aprire la domenica e far lavorare dei poveracci sottopagati nel giorno in cui loro, un unico giorno, possono dedicare alle famiglie. Quando questa città, soltanto sfruttando Leonardo da Vinci, che l'ha disegnata in tutto e per tutto, può creare una ricchezza e un flusso di turisti incredibile. Fine. Io sono Valerio Goletti, vi dico due cose solo veloci sulla scuola. La scuola che è stata accusata di essere inefficiente da molte parti negli ultimi anni, la scuola che ha lavorato con tagli costanti dei finanziamenti, ha lavorato con la metà del corpo docente precaria e ha lavorato facendo più lavori di quello che doveva fare, perché noi facciamo gli assistenti sociali oltre che gli insegnanti. Nel 2000, 13 anni fa, Berlinguer, non il PDL ma il PD, si è inventato una legge con la quale si finanziano le scuole paritarie. A Bologna fra poco ci sarà il referendum su questo tema. Hanno scoperto che le scuole paritarie costano meno, quindi visto che lo Stato è indebitato e non ha soldi, hanno pensato bene di finanziare le scuole paritarie. Le scuole paritarie costano meno perché pagano meno gli insegnanti, perché non prendono i disabili e perché fanno pagare fra i 200 e i 400 euro al mese ai loro utenti. Il problema è che con la crisi questi utenti non hanno più questi soldi, per cui fra un po' questi utenti ce li vedremo arrivare nella scuola pubblica, dove però nel frattempo hanno fatto dei tagli, quindi la qualità della scuola andrà ancora a peggiorare. Noi vogliamo difendere i diritti dei lavoratori, anche quelli della scuola paritaria, ma dobbiamo puntare a una scuola dove si trasmettano delle competenze, dove si trasmetta senso critico. Ma come facciamo a trasmettere senso critico se la Fornero fa lavorare dei 65 anni che vanno avanti a psicofarmaci e non gli dà un avvicendamento con dei ragazzi giovani che possono portare la loro freschezza, il loro rapporto nella scuola, nel rapporto con gli studenti? Come facciamo a fare questo se con la legge Gelmini i ragazzi a scuola devono studiare, nella mia scuola, nell'Ipsia Alberghetti, devono studiare fisica, chimica ai primi anni, che loro non sono in grado di fare, non gli interessa niente, non possono più fare laboratorio e non imparano nulla e non possono andare a lavorare nelle nostre aziende meccaniche sul territorio. Se questo è andare avanti, noi è meglio che torniamo indietro. Poi voglio fare un appello a tutti ad andare a votare, ma non solo andare a votare, andare a dire ai vostri amici e ai vostri parenti di andare a votare, perché noi abbiamo speso 1.300 euro per la campagna elettorale, che non è neanche quello che Zucchini ha speso per mettere un camion sulla rotonda della Montanara, e quindi siete voi la nostra campagna elettorale, quindi andate e convincete tutta la gente, perché loro ci vanno a votare,
e allora se no poi ce li ritroviamo lì per sempre. Grazie e un saluto a tutti. Salve, buonasera, sono Francesco Torta, 45 anni e faccio l'ingegnere. Non mi sono fatto mancare niente io, perché la mia avventura nasce nel 2007 frequentando quelli che una volta erano i meetup. Molte cose sono cambiate da allora, abbiamo avuto elezioni regionali, nazionali, e compreso tra queste cose è capitata anche la nascita del Movimento 5 Stelle Imola. Ma la cosa più importante è che abbiamo visto sempre una voglia da parte vostra di partecipazione alla vita politica, partecipazione che abbiamo potuto constatare in tutte le iniziative che abbiamo fatto qua a Imola. Se voi guardate bene, in molti ultimamente si sono messi all'ascolto, compreso la nostra attuale amministrazione. Quindi vuol dire che fino ad ora questa gente, l'ascolto per questa gente in questo momento ha latitato. Se pensate che nei loro programmi troviamo delle cose tipo politica condivisa, mai più doppi incarichi, vuol dire che noi cittadini sappiamo veramente quello che sono i problemi della nostra città e come vorremmo che questa città fosse amministrata. Noi praticamente non vogliamo diventare nient'altro di quello che già siamo, vogliamo continuare a fare i cittadini. Pertanto non avremo delle strane metamorfosi, continueremo a fare i padri di famiglia, gli ingegneri, i professionisti, i cittadini, insomma. Se pensate che tutto questo siamo riusciti a fare cambiare all'attuale amministrazione, la loro agenda politica, ed è gente che questa ci ha governato per 67 anni. Se pensate che tutto questo è capitato solo esclusivamente perché noi ci siamo, allora vuol dire che in questo momento siamo pronti per un cambiamento totale. Noi vorremmo governare questa città e siamo pronti a farlo per nome e per conto vostro, perché in questo momento le uniche persone che non sono state ascoltate sono i cittadini. Abbiamo proposte e idee. Abbiamo proposte idee su tanti problemi che ci sono nelle nostre città, le liste d'attesa della sanità che sono lunghissime, i costi di asili nido che sono veramente cari, e un cimitero che sta andando in degrado. Abbiamo bisogno di voi per far sì che tutte queste cose possano essere realizzate. Grazie. Grazie per la pazienza che avete avuto fino adesso. L'unica cosa che voglio dirvi è che i politici sono come i pannolini, bisogna cambiarli spesso e per lo stesso motivo. La buona notizia è che finalmente, dopo 67 anni, abbiamo la possibilità di cambiare questi pannolini e possiamo farlo il 26-27 maggio. Io direi che potremmo chiuderla qui, ragazzi, perché è stata una serata bellissima. Grazie a tutti quanti. Vi ricordo che il 24 maggio ci sarà con noi Federico Pizzarotti, al circo, sindaco di Parma, al Circo Sforza, qui dietro alle nostre spalle. E poi direi che ringraziare Beppe, che sei sempre... Noi abbiamo un Beppe in più, diciamo che ci piace vincere facile. Grazie. Ringraziare poi la signora che mi guarda la lingua dei segni per i sordi e dare un saluto ai sordi tutti con le mani così, se le agitiamo tutte facciamo una bella fotografia ai sordi e cerchiamo poi di far diventare veramente la lingua ufficiale da introdurre anche nei tutti i mezzi di informazione. Grazie a tutti. Ora tutti fate una cosa, disperdetevi senza dare nell'occhio. Se vi chiedono dove siete stati, non vi riguarda, rispondete così, non ci avete visto, io non sono mai stato qua, va bene? E poi gli diamo una botta 26, va bene? Grazie a tutti, signori! Grazie! C'è il padre camminatore, lo vogliamo salutare, vuoi dire due cose? Sì, buonasera, io già sono passato qui. Papà separato, sta girando in Italia a piedi dal 25 aprile, faccio tappa in città con il Movimento 5 Stelle di Salutano, per tappa, a raccogliere di sentirlo. E intanto passo, appunto. Sono passato da te qualche giorno fa, ho suonato, ma non c'eri, la signora mi ha detto sì. Ma lo capite chi mi arriva a casa?
croce così. Sì, per questa legge 54 del 2006. Ci stiamo interessando nella commissione. E quindi sto cercando di sensibilizzare girando. Ti facciamo tanti auguri. Grazie a tutti e ci vediamo a breve. Quando vengo qua mi ospiterete qualcosa, quello c'è di piatti tipici. Un po' di piada. Al saluto, grazie.